take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see come state? Sono qui nel mio bagno e ho fatto la mia skin care, che anche alcune di voi mi avete chiesto se potevo farvi vedere un po' di prodotti che sto usando, come faccio la mia skin care, e niente, non ho molti segreti sulla mia skin care, anche perché io credo che faccio una skin care normalissima. E mi piace anche un po' provare dei prodotti nuovi, prodotti diversi, e in questo periodo sto provando dei prodotti di Dr. Just. Allora, questo qua è un sapone per la detersione del viso, è un sapone, una mousse, e questa mousse qua è fantastica. Io è più di una settimana che sto usando questi prodotti qua. Allora, questo prodotto qua è piccolo, cioè soltanto quanto ml, 30 ml, e lo sto usando da circa 2-3 settimane, no, non mi ricordo, sì, più o meno, ed è così. Allora, è un prodotto che non ha profumo, profumazione. Metto solo per farvi vedere un pochino, se riuscite a vedere. Il colore è bianco, un bianco perlato, è un bianco perlato, ragazze. E cosa c'è questo detergente? È molto molto delicato, morbido, senti proprio la morbidezza della schiuma, no? Perché fa una schiumetta, ma è proprio morbido, non so se perché è una mousse, ma è proprio morbido, senti proprio quella coccola nel viso. E c'è anche la forma idratante, quindi ottima, non ha profumazione e io lo adoro comunque. Poi c'è, dopo che faccio lavo il viso con questo prodotto qua, uso questo altro prodotto qui, che è un'essenza. Uso con le dita, metto così, uso con le dita, perché con il dischetto di cotone io penso che spreco un po' di prodotto, perché comunque rimangono sempre dei prodotti nel dischetto di cotone, e quindi per non sprecare il prodotto io metto direttamente nelle dita e passo sul viso, lascio asciugare un attimino e poi procedo con la crema, che adesso non so dove l'ho messa. Stavo sistemando il cassetto e non so più dove l'ho messa la cremina. Allora, eccola qua. Allora, vi stavo dicendo che poi, dopo questa essenza che metto nel viso, vado a usare la crema idratante, che ha la formula, è un gel. A me particolarmente non piacciono nessuna texture in gel, io preferisco le creme, però questa qua ha la texture in gel. Questi prodotti non hanno profumi, a parte questa qui che ha un leggero profumo,
una profumazione molto delicata che appunto dopo il gel, la crema idratante, procedo con questo prodotto qua che è Essica Per, non so pronunciare ragazzi, scusate. Questo qua ha un colore verdino, adesso vi faccio vedere. Allora, è un po' verdina, come state vedendo, la telecamera non rende molto il colore, ma è un verdino molto chiaro e nella pelle diventa comunque, cioè, cambia il colore nella pelle, non diventa verde. Molto buono come prodotto, ottimo. Allora, io ancora sto provando. Ah, non c'è qua buona. Allora, io ancora li sto provando questi prodotti e questa mousse è fantastica, io riesco proprio a sentire la sua morbidezza, sembra di fare una carezza sul viso, è meravigliosa, anche lei è ottima. Avevo preso un kit con tutte le mini size, questa qua è la misura 15 ml, quindi è molto piccina. E uso veramente poco perché per non sprecare i prodotti. Per il contorno occhi che mi stavo dimenticando, sto usando questo prodotto di The Ordinary a base di caffeina ed è ottimo per sgonfiare le occhiaie, queste cose qua. Questa è la mia skincare di mattino, perché comunque io penso che la skincare, proprio quella più profonda, bisogna farla cioè di sera. Perché la mattina la pelle c'ha soltanto i prodotti della sera, non è sporca né niente. E quindi basta poco per. Adesso vado a pulire il bagno perché una delle prime cose che mi piace fare in casa è pulire il bagno. Vado a passare veloce il bagno, non è che vado a fare pulizie profonde oggi, ragazze, vado soltanto a fare una passata. Vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciare il vostro commento e tanti like. When it seems like you have lost control and you feel like you're alone. Allora, che video è se non vi faccio vedere i prodotti che uso per pulire il bagno? Io so che a voi piace un sacco, anche a me piace i video dove le persone fanno vedere i prodotti che usano per pulire casa e niente. Allora ragazzi, io sono in un periodo che voglio eliminare il più possibile i prodotti che io ho a casa e tenere giusto quei 4 prodotti barra 3 che mi serve per pulire tutto, perché accumulare troppo prodotto, cioè è più che altro spendere soldi inutili e non va bene. Allora, per il bagno oggi vado a mettere questo prodotto, vado a disinfettare i water con questo prodotto e anche il lavandino. Oggi la doccia non la faccio perché è pulita. Per la polvere vado a utilizzare questo prodotto qua. Allora, profuma l'ambiente, elimina l'odore, pulisce e spolvera. È pazzesco, qui potete mettere e usarlo ovunque volete. Allora, su un panno umido per un pulito e profumato, nel secchio dell'acqua per pavimenti più profumati. Elimina l'odore e sgradevole, potete mettere anche nella pattumiera, e spruzzare negli angoli, giustamente per profumare la casa. Questo è un prodotto che lo sto usando già da qualche tempo, da qualche giorno, ecco, e mi sta piacendo un macello. Allora, questo è un prodotto professionale e l'odore è pazzesco, quindi questo è un multiuso, quindi torniamo al discorso di prima. Voglio comprare i prodotti multiusi perché con un prodotto posso fare un sacco di cose senza sprecare troppo. Questo ce l'ho a casa perché li ho comprati con la storia del Covid-29, 29, con la storia del Covid, anch'io sono stata un po' ui batteri,
E niente ragazzi, allora per i batter io uso semplice, vado a disinfettare. Allora, metto questo, lascio in posa e lavo dopo. Poi nel lavandino vado a spruzzare e lascio in posa. Intanto, buongiorno amore. E intanto... spruzzato troppo. Poi ho preso questo panno microfibre pazzesco che per gli specchi è fantastico, non devo neanche usare più i prodotti per pulire i vetri. E poi con un pezzo di tovaglietta vado ad asciugare il tutto. Allora ragazze, io non metterò guanti oggi perché cioè, siamo a casa, non è che a casa mia vedi persone strane. Poi il bagno io lo passo tutti i giorni e oggi non ho voglia di mettere i guanti, comunque non è che è sporco. Poi ho già messo il disinfettante, credo proprio che abbia già ucciso tutti i batteri, no? Allora, una volta che ho fatto questa pulizia intorno al water, vado con un po' di candeggina a lavare dentro. Prendo lo scovolino e vado a lavare tutto dentro. Un po' di candeggina e vado a lasciare dentro nel water. Chiudiamo la porta e il bagno è a posto. E niente ragazze, tutto qua. Questo prodotto è veramente pazzesco, io vi straconsiglio. Costa un po' di più, però ne vale, molto valido. E niente, adesso procederò con il sistemare la camera, l'ho già sistemata, infatti ho già fatto il letto. Ho da stirare, sistemerò un attimino qua. Adesso vi faccio un tour veloce per quanto riguarda la situazione. Questa è la situation e questo è il risultato. Ragazzi, ho finito qui. Non vi ho fatto vedere perché la batteria si era scaricata, quindi non sono riuscita a mostrarvi nel momento che stavo pulendo. Allora, niente, ho usato sempre quel prodotto là con un po' di carta Scottex e ho pulito qui, ho fatto polapolvere. Non sono andata oltre perché è un po' alto, dovevo prendere una scala e non mi andava. E niente, allora vi faccio vedere un pochino come è messo questa mia, diciamo, postazione da trucco, ecco. Qui manca ancora una presa e vabbè, arriverà. E niente, allora, la visione della camera appena entriamo da questa porta qua è... questa. Abbiamo la boiserie e lì ho messo le scatoline dell'Lidl che avevo comprato, vi ho fatto vedere nel vlog precedente. Adesso vi zoom un po' così le vedrete proprio più
vicini, vicine, vicine. Ok, queste sono le scatoline che ho preso da Lidl. Poi ho la mia borsa. Lì ho messo un'altra borsa, quella borsa lì è quella borsa là è una borsa che ho comprato, non mi ricordo come si chiama il negozio, comunque. Qui ho lei e qui ho il libro di Michelle che ancora non ho, non sono arrivata neanche la metà del libro. È una storia molto carina, vi consiglio se non avete questo libro, compratelo perché è molto interessante. Poi qui ho qui abbiamo messo queste lampade appese. Le abbiamo messe qualche giorno fa, una di per ogni lato del letto. Vabbè, qui devo cambiare, devo togliere perché qui devo mettere un comodino carino. E anche là devo cambiare, anche là c'è l'altra lampada, anche dall'altra parte. E niente, poi qui ho lo specchio che ogni tanto uso. Qui ho un piattino con un po' di cose. Questo qua è il mio burro cacao che mi piace un sacco, del brand Lux. E qui ho il mio caricabatteria, che è questo qua che ho preso da IKEA. E qui ho anche una lampada molto carina che si accende a touch. Così. Più alta. Poi si spegne. E la mia trousse con i trucchi e il mio computer perché stavo facendo un lavoro. Allora, quel letto lì lo venderemo, prenderemo un altro letto che abbiamo già acquistato, stiamo soltanto aspettando di venderlo per poi andare a prendere quell'altro. Qui abbiamo l'armadio e niente, più o meno la camera è questa. Di qui ancora non ho idea di cosa fare su questa parete qua. Vedete che c'è tutta una parete che non ha ancora niente. Qui sono roba da portare giù in cantina e non c'ho voglia. E niente ragazze, adesso io vado a pulire i mobili della sala. Lì c'è Antonella che si mangia una bella coppa del nonno e mi sta anche aiutando a fare lo stiro, mi sta aiutando a stirare. Però sono già le 2:10 e io credo che fino alle 6 di sera lei sarà ancora qui a stirare. E niente ragazzi, andiamo a sistemare questa casa perché c'è un vero caos. Together, even when we go down to
siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi. Io vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!